L'ultimo saluto a David Sassoli, costruttore di ponti e dialogo, la bandiera dell'Europa, l'abbraccio dei cittadini e delle istituzioni. Il cardinale Matteo Zuppi, la forza gentile di un idealista, la moglie Alessandra sarà durissima ma ci ha insegnato, niente è impossibile. Il centrodestra Berlusconi, candidato al Colle, sceglierà lui la riserva, gelo di PD e 5 Stelle, siamo per candidatura condivisa e di alto profilo. Oltre 4 milioni e mezzo di vaccini in una settimana, nostro reportage nel pronto soccorso Lombardi, Valle d'Aosta, prima regione in arancione. Il mistero dell'ultima mail di David Rossi sarebbe stata scritta dopo la sua morte, disposte nuove perizie. La partita più dura per Djokovic, dopo la cancellazione del visto, tra poche ore scatterà l'ordine di fermo. Gli avvocati faremo ricorso. Canta Emma, dirige l'orchestra Francesca Michelin. Al Festival di Sanremo sentiremo Amadeus pronunciare queste parole per un'inedita coppia artistica. Siamo felicissime, l'annuncio sui social, non vediamo l'ora. Al Quirinale, dopo il vertice di Villa Grande, il centrodestra chiede a Berlusconi di sciogliere la riserva e la figura adatta, così in una nota congiunta. Serve un candidato condiviso, la richiesta del segretario Dem Enrico Letta, Conte e quella di Berlusconi, opzione irricevibile. A Roma l'ultimo saluto a David Sassoli, il feretro avvolto nella bandiera europea, ai funerali il presidente Mattarella, le alte cariche dello Stato, i vertici dell'Unione Europea. Da lunedì la campagna in zona gialla, la Valle d'Aosta diventa arancione, triplicate le prime dosi di vaccino per gli over 50. Il reportage del TG2 dall'Afghanistan, da quando sono tornati i talebani al potere la disoccupazione dilaga, mentre i prezzi dei beni primari vanno alle stelle, la gente per strada vende tutto quello che ha. Funerale di Stato per David Sassoli, Mattarella, Draghi, i vertici d'Italia ed Europa, l'addio dei figli e della moglie Alessandra. Sarà durissima, ma ci ha insegnato che niente è impossibile. Quirinale, il centrodestra scopre le carte, Berlusconi il nostro candidato, ora sciolga la riserva. No di PD e 5 Stelle, delusi e preoccupati, e Mattarella si congeda dai giornalisti. Omicron all'81%, campagna in giallo, Val d'Aosta in arancione, CTS mantenere il conteggio degli asintomatici, triplicate le prime dosi per gli over 50. In vigore la norma europea, stop alle plastiche usa e getta, sono la metà dei rifiuti che inquinano i mari. In Italia autorizzate le biodegradabili, si potranno smaltire le scorte. Restano in carcere i due giovani fermati per le violenze di Capodanno, la testimone al TG3. Quella ragazza trattata come un giocattolo, ho ripreso tutto per denunciare quello schifo. Le celebrazioni per i 100 anni di Pierpaolo Pasolini, scrittore, poeta, appassionato di calcio, la leggendaria partita della riconciliazione con Bertolucci durante le riprese di Salò e Novecento. Silvio Berlusconi è la figura più adatta per ricoprire con autorevolezza ed equilibrio la carica di capo dello Stato. Pieno accordo dei leader del centrodestra riuniti oggi a Villa Grande per esaminare la situazione politica in vista del voto sul Quirinale. Chiediamo al presidente di Forza Italia di sciogliere la riserva sin qui mantenuta, si legge in una nota. Il segretario della Lega Salvini e Giorgia Meloni. Abbiamo titolo e numeri per proporre una candidatura forte. Non accettiamo veti. Nel frattempo, dopo il segretario generale Lopez, arriva l'endorsement al numero uno degli azzurri anche dal capogruppo del Partito Popolare Europeo a Strasburgo, Weber, in visita a Roma. Viviamo un momento difficile, dichiara ai microfoni di TGcom24. Per affrontare il futuro abbiamo bisogno di politici moderati e di grande esperienza. Lui è l'uomo giusto sia per l'Italia sia per l'Unione.
Mentre il virus registra un nuovo balzo del tasso di incidenza dei posti letto occupati, con 186.253 contagi e 360 vittime in 24 ore, la guerra del bollettino si fa sempre più dura. Il metodo di calcolo dei positivi non deve cambiare, ha deciso il CTS, dando ragione all'Istituto Superiore della Sanità e respingendo la proposta delle regioni su un conteggio degli ospedalizzati che esclude i pazienti malati ricoverati per altre patologie. Sorgono i medici, basta con questo gioco delle tre carte. Siamo comunque allo stremo. La battaglia di Leonardo in una città come Milano durano da ben 6 anni i lavori di ristrutturazione nella scuola frequentata da Leo, bambino affetto da una grave patologia alle ossa e costretto a frequentare le lezioni in un container di metallo. Spazi stretti, sovraffollamento, ostacoli. Anche i genitori degli altri alunni protestano. I nostri figli vivono in condizioni inaccettabili. Preside, abbiamo le mani legate, tutto dipende dall'amministrazione comunale. Al TG4 il nuovo appello del padre del piccolo. E da Palazzo Marino nessuna azione concreta a sostegno degli studenti che in zona Bocconi sono spesso vittime di aggressioni. Ci inseguono per rubare soldi, telefoni, effetti personali, denunciano. Così l'Ateneo ha deciso di avviare un servizio di scorta alle residenze dopo le ore di studio. Il personale dell'università ci accompagna mentre attraversiamo le vie buie e pericolose, raccontano i ragazzi. Solo così ci sentiamo più protetti. Dall'allarme sicurezza con l'ultimo eclatante episodio di Piazza Duomo all'assistenza delle categorie più deboli fino all'emergenza. Emergenza inquinamento, si incrina la vetrina del sindaco Sala. E se il capoluogo lombardo piange, Roma non ride. Mentre il Campidoglio non trova le risorse in siti per smaltire i rifiuti che invadono la capitale, si scoprono nuovi sprechi. L'ultimo riguarda i cestini della spazzatura, piazzati nelle strade del centro e vicino ai monumenti più importanti dall'ex sindaca Virginia Raggi. Ingombranti e poco funzionali, sono costati 360 euro ciascuno, scatenando l'ira degli abitanti e l'immancabile ironia perché simili a urne funerarie. Bisogna rimuoverli subito, scrivono i municipi. La missiva Lama è partita e presto verranno eliminati. Buonasera, la corsa al Colle in prima pagina stasera. Per esperienza e autorevolezza, Silvio Berlusconi è la persona più adatta a ricoprire la carica di capo dello Stato. Sciolga la riserva. Il vertice del centrodestra conferma l'appoggio incondizionato al leader di Forza Italia nella corsa al Quirinale. Enrico Letta, al Colle non va da un capo politico, ma l'umori tra i 5 Stelle. Casi stabili ma 360 morti. Restano pressioni sugli ospedali e dal CTS no alla modifica del bollettino quotidiano. Valle d'Aosta in arancione. Vaccini, Figliuolo triplicate in 7 giorni, prime dose agli over 50. Appello della comunità scientifica. Inutile accaparrare antibiotici contro il Covid. La pandemia, i rincari dell'energia e l'inflazione rallentano l'economia. Il governo prepara nuovi interventi sul caro bollette e ristori per i settori più colpiti. Ma c'è un'altra emergenza. In scadenza i 2 anni concessi alle imprese per cominciare a restituire i prestiti Covid introdotti a inizio pandemia, oltre 220 miliardi di euro. Folla e commozione a Roma per l'ultimo saluto a David Sassoli. Ad accogliere il feretro avvolto nella bandiera dell'Unione, le massime cariche italiane ed europee, ma anche colleghi, amici e tanti cittadini. Il ricordo della moglie sarà dura, ma in questi anni ci ha dimostrato che niente è impossibile. Orrore a Torino, Fatima, 3 anni, cade dal 4° piano e muore dopo un intervento chirurgico disperato. Fermato dalla polizia il compagno della madre, un cittadino marocchino di 32 anni, accusato di omicidio. Ci sarebbe stato solo lui con la piccola al momento della tragedia. Prima la festa durante il lockdown, poi un party danzante alla vigilia del funerale di Filippo di Edimburgo. Il premier Johnson chiede perdono alla nazione e alla regina per i suoi errori, ma sulla corte inglese si abbatte anche l'onta del principe Andrea, travolto dallo scandalo Epstein e privato del titolo di Altezza Reale. Al termine del vertice di Villa Grande le forze di centrodestra offrono formalmente la candidatura per il Quirinale a Silvio Berlusconi, ma tutti chiedono rassicurazioni sui numeri, quanti grandi elettori cioè lo voterebbero al di là della coalizione. Scelta però criticata da PD, 5 Stelle, LeU. Per il segretario Dem Letta il candidato deve essere unitario, il nome di un leader politico è inaccettabile.
I dati del Covid registrano il numero più alto di decessi dall'inizio della quarta ondata, 360, una cifra che ci riporta ad aprile scorso, oltre 186.000 nuovi casi, il tasso di positività risale oltre il 16%, il report dell'Istituto Superiore di Sanità conferma la crescita dell'incidenza, quasi 2.000 i contagi settimanali ogni 100.000 abitanti. Lunedì la Campania passa in giallo e la Val d'Aosta, prima regione di quest'ondata, in arancione. Stop del governo del Comitato Tecnico Scientifico a rivedere le modalità di conteggio sia dei contagi che dei ricoverati, come invece avevano chiesto le regioni. Il bollettino che comunica i dati deve restare quotidiano anche per verificare l'insorgenza di varianti. Sugli asintomatici ricoverati per altre patologie trovati positivi poi arriva il no anche dei medici e il Ministero della Salute preparerà una circolare. Secondo la CNN, che avrebbe avuto come fonte dirigenti degli Stati Uniti, la Russia starebbe cercando un pretesto per invadere l'Ucraina. Ci sarebbero già gruppi di operativi preposizionati presso il confine per provocare un incidente ed entrare nel territorio di Kiev. I vertici di Italia ed Europa hanno dato l'ultimo saluto a David Sassoli, scomparso lunedì a 65 anni. Il cui feretro era avvolto nella bandiera europea. Ad omaggiarlo il presidente Mattarella, il premier Draghi, i presidenti della Commissione e del Consiglio europei, von der Leyen e Michel, gli ex colleghi della RAI, giornalisti, tanta gente comune. Fuori dalla chiesa a ricordarlo come uomo mite e gentile. Era un uomo di parte e anche un uomo di tutti, perché la sua parte era quella della persona, ha detto nell'omelia il cardinale Zuppi.